Edouard Martel, famoso inventore francese, aveva creato una macchina fotografica innovativa che combinava l'esposizione automatica e il temporizzatore alla linea. Durante i suoi viaggi negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo, Martel piazzava la sua macchina fotografica in luoghi strategici per catturare le scene di vita quotidiana e creare un ricordo dei suoi viaggi. Le sue foto erano così impressionanti che vennero selezionate per una galleria mostra a Parigi nel 1924. Tuttavia, nonostante il successo della mostra, la vita di Martel ebbe una triste fine. Nel 1955, morì in povertà e l'immensa eredità delle sue foto fu lasciata alla sua famiglia. La figlia di Martel, Jean, si trovò a gestire le scatole piene di foto e decise di fare una scrematura per capire quali foto tenere e quali eliminare. Durante questo processo, Jean trovò una foto particolare che catturava New Orleans la mattina del 28 ottobre 1919, poche ore prima che Martel si imbarcasse su una nave a vapore per tornare in Francia. Ma cosa rendeva questa foto così speciale? La sera precedente, un rinomato serial killer, noto solo come l'Axeman di New Orleans, aveva compiuto il suo ultimo omicidio. Aveva ucciso Mike Pepitone nella sua camera da letto e si era appena allontanato quando la moglie di Pepitone aveva scoperto il corpo. Jean si chiese se l'uomo nella foto potesse essere il famigerato assassino che tornava alla sua dimora poco prima di lasciare la città. Era impossibile dirlo con certezza, ma l'immagine sembrava contraddire la leggenda che circondava l'Axeman di New Orleans. Secondo le testimonianze incerte di Pauline e Mary Bruno, e i pregiudizi prevalenti all'epoca, solo un uomo di colore avrebbe potuto commettere tali atrocità. Jean rimase affascinata da questa scoperta e iniziò a indagare su possibili collegamenti tra Martel e l'Axeman. Studiò attentamente i documenti e le testimonianze disponibili, cercando di trovare tracce che potessero confermare le sue ipotesi. La sua ricerca la condusse in un vortice di mistero e segreti, mentre cercava di scoprire se suo padre avesse avuto involontariamente a che fare con il famoso serial killer. Ma il tempo passava e Jean non riusciva a trovare prove concrete. Le sue ipotesi rimasero solo congetture, e alla fine dovette accettare che non avrebbe mai avuto una risposta definitiva. Ma quella foto rimase per lei un enigma, un tassello che non riusciva a inserire nel puzzle della sua vita familiare. Jean decise di conservare la foto come un tesoro di famiglia. Nonostante non sapesse con certezza se l'uomo nella foto fosse l'Axeman di New Orleans, il semplice fatto che potesse essere lui aggiungeva un fascino inquietante e misterioso a quella immagine. Quella foto divenne un simbolo delle stranezze e degli intricati segreti che avevano avvolto la vita di suo padre. Ogni volta che Jean guardava quella foto, provava un senso di connessione con il passato e con suo padre. Non importava se l'uomo fotografato fosse l'Axeman o meno, la foto rappresentava un momento di vita quotidiana catturato per sempre da suo padre. E così Jean continuò a custodire quel tassello di mistero nella sua collezione di foto, ricordandosi sempre di suo padre e della sua straordinaria invenzione che aveva catturato momenti fugaci della storia.